nuova puntata di Parole, Parole, Parole. Ben ritrovati al nostro consueto appuntamento quotidiano con l'analisi, l'approfondimento dei vocaboli della lingua italiana. La parola che abbiamo scelto quest'oggi per approfondirla e analizzarla insieme a voi è perdonare. Perdonare è un verbo che può essere utilizzato in maniera transitiva e intransitiva, deriva dal latino medievale perdonare, che a sua volta deriva dal latino classico condonare, cioè condonare. Ovviamente significa non tenere in considerazione il male ricevuto da altre persone, rinunciando a qualsiasi proposito di vendetta o a una punizione, a una possibile qualsiasi rivalsa, annullando in sé ogni tipo di risentimento verso le persone o la persona, colui o coloro che ci hanno fatto un danno. Rinunciare a dare la punizione che si potrebbe dare per generosità d'animo, indulgenza o benevolenza, questo può essere un altro caso, riferito a Dio come soggetto, quindi rimettere i peccati o determinate colpe, con significato più attenuato può essere ovviamente esprimere le proprie scuse. E poi risparmiare, avere pietà, offrire una via di scampo, ovviamente questo può essere un altro caso in cui viene utilizzato il verbo perdonare, oppure col significato di risparmiare anche nelle espressioni che ormai sono antiche, oppure al participio passato perdonato, ovviamente solo raramente come oggettivo riferito proprio alla persona che abbiamo perdonato, che ci ha fatto un torto, un qualcosa per cui avremmo potuto avercela con quella persona, ma abbiamo deciso di perdonarla. Tre sinonimi possiamo citare: scusare, lasciar perdere, lasciar correre, dimenticare, assolvere, graziare, risparmiare, condonare, prosciogliere, amnistiare, rimettere, comprendere, capire, compatire. Invece tra i contrari possiamo citare accanirsi, infierire, vendicare, condannare, punire, castigare, essere rigido. Ovviamente questi, lo ribadiamo come sempre, sono alcuni dei sinonimi e contrari che esistono in merito alla parola perdonare e ovviamente variano in base al contesto in cui vengono utilizzate e ovviamente assumono differenti accezioni. Tra le frasi particolarmente emblematiche sull'importanza di perdonare abbiamo scelto una citazione di Mahatma Gandhi che recita così: «Solamente chi è forte è capace di perdonare, il debole non sa né perdonare né punire». Ecco, spesso subiamo un torto da qualcuno, ci rimaniamo male per qualcosa, allora decidiamo di offenderci, di avercela con quella persona. Ma Gandhi dice: soltanto chi è forte veramente, è capace di perdonare, di capire che è stato uno sbaglio, di andare oltre, di ricostruire, di ripartire da dove ci si è fermati, invece il debole non sa né punire, ma neanche perdonare. Quindi Gandhi vuole sottolineare l'importanza di andare oltre, di perdonare quel qualcuno che ci ha ferito, di fargli capire il gesto che ha compiuto, che ci siamo rimasti male, che ci ha feriti davvero, ma andare oltre, perdonare, ripartire da dove si era rimasti. Noi siamo giunti anche al termine di questa puntata, io vi ringrazio come sempre per la vostra attenzione e vi do appuntamento a domani con un'altra puntata di Parole, Parole, Parole.